c'erano ancora i segni della guerra, le case distrutte, si comincia a dire: e ora che si fa? Allora, sezioni giovanili della FIGC e poi accanto associazioni di massa, cosiddette di massa, e insieme poi si aveva tante iniziative da fare. Una delle più grosse erano gli incontri di primavera, dei quali faceva parte la rassegna sportiva femminile, e qui c'è l'UISF, e si cominciò a darsi una smossa invitando appunto le ragazze. Noi aveva diversi punti, a me mi pigliano un giro perché andava a dire che c'erano 35 gruppi di pallavolo, però era vero, erano segnali, perché a quei tempi non è oggi che tutte sculettano e vanno in guarda, capito? Che uno per mettersi in mostra, ma a quei tempi era dura anche per portare una ragazza in pantaloncini a correre, ma non era come ora, capito? Che uno più che si spoglia e più successo c'ha. Perché la cosa bella poi era la volontà di queste ragazze di voler partecipare. E tutte le domeniche si facevano iniziative appunto per gli incontri di primavera. Lo sport era fondamentale. Si aveva ancora le conseguenze della guerra, perché voglio dire, mi ricordo c'era un gruppo di ragazze di Ponte di Mezzo che avevano proprio fame, ma fame della vera, non c'aveva nemmeno il fiato di stampiedi. Però erano momenti di libertà grandi. E questo aveva la speranza di costruire qualcosa di nuovo, di diverso, capito? La condizione della donna dell'epoca per le ragazze era una condizione priva di libertà, priva di libertà di decisione. Le prospettive di una donna erano quelle di essere una buona madre, una buona sposa, ma come individuo, di realizzarsi individualmente, insomma, non era previsto nella mentalità e nel costume. Mentre con questa grossa iniziativa degli incontri di primavera, che siamo venute a contatto con davvero migliaia di ragazze, abbiamo svolto un lavoro di emancipazione proprio, gli abbiamo dato il coraggio di uscire fuori, insomma, di non sentirsi più relegate all'interno della famiglia. L'incontro di primavera soprattutto fu una cosa che tendeva anche a valorizzare le capacità delle ragazze. Venivano fatte in tutta Italia e noi a Firenze ne abbiamo fatto una anche nazionale. Prevedeva la rassegna sportiva, perché ragazze che facevano lo sport ce n'erano pochissime, non dell'Italia, perché le ragazze lavoratrici dove avevano così da lo sport. E allora questa fu una cosa grossissima, perché venne fuori una marea di ragazze interessate allo sport, brave poi. Avevamo una sessantina di gruppi e quindi abbiamo partecipato a gare nazionali, una a Bologna, una me la ricorda l'Acquacetosa di Roma. Noi avevamo un rapporto con l'UISP stretto, perché avevamo la Franca Caiani che si occupava della rassegna sportiva, faceva parte del nostro gruppo che faceva gli incontri di primavera, era lei molto che si interessava, lei era detta a quel lavoro lì, si distribuivano un pochino le responsabilità. Si riuscì a portare da Firenze 100 ragazze
E credete, portare 100 ragazze da Firenze fu una cosa difficilissima, perché nessuna famiglia voleva mandare la figliola a Roma sola, senza che ci fosse qualcuno di loro. Per cui io mi sono fatta decine di famiglie, ma non a Firenze, che Firenze è un po' meglio, ma circonda la campagna, in campagna, nei paesi, per chiedere il permesso, per garantirgli la sicurezza. E benché fossi giovane, che allora ero giovane anch'io, mi davano fiducia e insomma riuscivo a portare tutte queste ragazze felicemente. È stata una cosa che veramente ha fatto uscire di casa le ragazze, in un'epoca in cui non c'era questa libertà, non c'era questa possibilità. Quindi è stato, sono contenta che abbiamo dato un contributo molto grosso a andare avanti come condizione femminile. Io ho incominciato diciamo nel 1948. Mi piaceva lo sport e ho cercato di mettere insieme una squadra di ragazze. Solo che allora le ragazze a fare sport era veramente una cosa fuori del normale. Ho chiesto aiuto, che qualcuno mi aiutasse ad allenare le ragazze. E questo qualcuno era uno che giocava, anche lui gareggiava come pugile. E quindi ci siamo arrangiati un po' con i libretti di istruzione che ci hanno dato, qualche volta qualcuno veniva e così abbiamo cominciato. E abbiamo cominciato e le ragazze erano tutte contente. E devo dire che anche i genitori, quando ci hanno visto a giocare lì, erano soddisfatti di quanto hanno fatto. Io questa cosa qui dello sport l'ho sempre sentita perché mi piaceva, non solo mi divertivo a farla, ma mi piaceva condividere con gli altri e quindi con le altre ragazze e così ci siamo preparati nel 51 con l'Unione Donne Italiane e l'OISP. Ho partecipato alla gara nazionale a Rimini, mi pare che fosse, e ho vinto una medaglia d'oro negli 80 metri e un'altra nei 400 metri, mezzo fondo. Io avevo un paio di scarpe che a fatica i miei mi hanno preso, mi hanno comperato ed erano scarpe da pallacanestro. A correre non ci volevano quelle lì, ci volevano le scarpine con i chiodini sotto, eccetera. Però io ho partecipato lo stesso e ho avuto questa sorpresa di aver vinto questa rassegna nazionale. L'UISP aveva la funzione di emancipare le ragazze, renderle indipendenti e anche perché pensate che le ragazze una volta mica dovevano imparare a cucire, non a fare lo sport. E perciò anche questo era un motivo importante per la crescita delle ragazze e per la mia crescita anche. Io soddisfatta. Da me era venuto Luciano Bratti, viene e dice: Salva, vorremmo mandarti a fare un corso a Piombino. Ah, ci andrei io se mi lasciano andare i miei. Allora, mia mamma dice no, mio padre dice sì, e quindi io sono andata. E
era la scuola dello sport di lui e alla mattina facevamo teoria e al pomeriggio pratica. E con loro ci facevano, dovevamo imparare a fare gli sport per poi a casa nostra dopo dovevamo fare qualcosa. Mi ricordo che non farci fare i pantaloncini corti, ci hanno fatto fare questa gonnellina verde, una gonnellina qui con di quei fascioni di elastico che allora usavano, e la camicetta a maniche lunghe e bianca, perché non volevano che mostrassimo le gambe così. Sono tornata, ho detto, hanno speso dei soldi per mandarmi qua e quindi io bisogna che faccia qualcosa. E allora con questo qui che allenava quelli del calcio, si chiamava Zebbio, e dico, come facciamo che io vorrei mettere sulla squadra? Va bene, vi alleno io. E quindi cerco un po' di qua, un po' di là, abbiamo messo su questa squadra de Luis. La nostra avventura è stata proprio, ho un bel ricordo di queste cose da ragazzina, ecco, da giovane. L'ho incontrata appunto facendo questo corso di arbitro, sono stata passata come arbitro e a quel punto dopo saranno passati 4 mesi che mi hanno messo subito sul campo e sul campo mi sono resa conto che non era teoria, era pratica, dunque un po' di disagio io l'ho trovato. La prima partita che ho fatto veramente è stata a Coverciano con gli under 19 della nazionale. Si stavano allenando e mi hanno detto, mi dispiace arbitrare, e io ho arbitrato questi ragazzi. Dunque, anche quella è stata un'esperienza, tutti a parlare. A volte c'erano degli arbitri, guardalini, che dicevano voglio la pinna, così voglio vedere come fa a spogliarsi. Anche lì mi sfidavo, ok, arrivo. Mi sono trovato questo guardalinea in campo, negli spogliatoi. E allora come si fa ora? Chi si spoglia prima? Lui mi fa questo. Io ho detto, no, non importa, ci si spoglia anche insieme. Io non ho problemi. Invece ha avuto problemi lui, se n'è andato lui. E mi ha lasciato il campo libero. Dunque per me era sempre una sfida. Dicevo, signora c'ha belle gambe, signora sta bene a letto invece che arbitrare, anche questo mi hanno detto. Comunque per me era tutto un divertimento. Io andavo avanti, sì, lasciavo perdere. Ridevo, a volte correvo ma ridevo. There's no such thing as rock and roll. Arbitro, e corre come una donna. Beh, certo, sono una donna. E andavo con il rossetto e andavo anche col fondotinta. Ero una donna. Quando l'arbitro si chiama Grazia, c'è la donna, tutti la barzellettina che mi danno lo specchio perché avevo il rossetto. So I could quit my job. Ogni partita per me era una novità. Ogni partita mi batteva il cuore, non era la solita, anche se l'ero già, anche dopo 10 anni, ogni volta che andavo in campo mi batteva il cuore. Non rinunciavo mai a una partita, anche lontano, non avevo ancora la macchina, prendevo l'autobus, però il mio borsone
andavano ad arbitrare e tutti mi volevano bene. Ho ricevuto tante lettere, anche dal Messico, che loro non avevano arbitri donna, e da tutte le parti del mondo ho ricevuto le lettere a congratularsi. Sì, è stata una bella esperienza comunque. Lo rifarei. Peccato che non ho più l'età, se no lo rifarei. Mi sono veramente divertita in questi 15 anni di arbitraggio. Io ritengo che la WISP abbia avuto un grande ruolo per favorire una crescita culturale e sociale dell'intero paese nostro, dell'intera Italia, ma in particolare del Sud. Non solo per avvicinare le fasce meno abbienti allo sport, ma per diffondere valori e per superare il gap nord-sud. Lo sport insegnava innanzitutto il rispetto per l'altro e per l'altro. Io credo che l'UISP, almeno per me e per tante donne, negli anni 70 ha fatto molto perché ha cominciato a valorizzare le donne. Quindi l'UISP ha cominciato inconsapevolmente a lanciare il germe di quella che sarebbe poi diventata la filosofia di genere, la filosofia della differenza, perché l'UISP, da l'UISP io ho appreso il rispetto, i maschi per la donna e io per l'uomo, il rispetto per la differenza di genere. Come polisportiva comune Giuliano fummo tra i primi, perché c'ero io a far sì che le donne, per esempio, partecipassero a maratone. Cominciamo con i 1500 e i 2000 a organizzarle noi. E Maria Pirozzi partecipò alla maratona Roma-Lido Ostia, oltre 40 km, e arrivò prima fra le donne, come WISP comune di Giuliano. Il WISP di Giuliano era fortissima in campagna. Aveva 400-500 iscritti, quindi cominciò a dettare regole e a condizionare quindi le regole dell'atleta. E io, come presidente provinciale dell'atletica leggera, cominciai a cambiare le regole. Regole che poi trasferì nella Lega di Atletica Nazionale, furono accettate con Franca Anichino. Il primo campionato, invito all'atletica, non faceva più differenza uomo e donna, la partecipazione era aperta a donne e uomini, alla pari. A questo campionato, fu il primo campionato basato su tre specialità, aperto a donne e uomini, con regole e quindi col punteggio che era pari. Grazie alla WISP ho conosciuto queste battaglie, che ho cominciato a parlare di diritti delle donne, e quindi io ho partecipato attivamente alla battaglia per l'approvazione della 194, per l'interruzione della volontaria della gravidanza, pur essendo una cattolica. L'incontro attraverso la WISP con donne femministe. Io non conoscevo per niente il movimento femminista, la filosofia del femminismo. Ho cominciato a sentirne parlare della WISP. Non solo, grazie alla WISP provinciale, però, all'ARG, che risiedeva a Piazzetta Nilo, in un palazzo dove aveva sede, accanto alla WISP e all'ARCI, l'UDI provinciale. Io ho conosciuto le donne dell'UDI, che era il Movimento Unione Donne Italiane, che mi hanno insegnato tantissimo, e quindi abbiamo cominciato addirittura a organizzare insieme incontri, dibattiti, donne italiane, donne della WISP, donne dell'ARCI. Nel 81-82 siamo in pieno femminismo
e abbiamo già consumato il percorso che ci ha portato dall'UDI dell'emancipazione al femminismo della liberazione. Abbiamo già consumato questo percorso e dentro questo ragionamento che introduce il concetto di differenza come valore fondativo e non come disvalore, noi ci muoviamo guardando allo sport femminile. Negli anni 81-82, in giro per l'UISP, nei vari comitati e nelle varie regioni, erano venute avanti delle personalità, delle dirigenti femminili di livello importante, e con loro, su richiesta della segreteria nazionale, costituimmo il primo coordinamento delle donne dell'UISP. Questo gruppo di dirigenti di massimo livello per l'associazione cominciamo a ragionare, a vedere cosa l'UISP poteva dire su un problema come quello della pratica sportiva femminile, che peraltro era già stato in qualche modo esaminato, riflettuto in alcuni appuntamenti, convegni promossi da enti locali, anche da istituzioni del mondo ufficiale dello sport, del CONI, di alcune federazioni. E noi avevamo partecipato a questi appuntamenti e avevamo tratto questa conclusione, che intanto si parlava della pratica sportiva femminile come della grande assente, ma in realtà era proprio assente, perché ne parlavano solo gli uomini, c'erano solo uomini che parlavano di donne che non c'erano, alle quali nulla avevano chiesto e dalle quali non sapevano neanche cosa aspettarsi, ed erano lì a pontificare del perché le donne non c'erano, come avrebbero dovuto esserci, cosa però avrebbero potuto fare pur rimanendo donne, e se poi in fondo bisognava proporre loro proprio di fare tutti gli sport, con quali rischi, e la loro femminilità, insomma, e di tutto questo erano tutti maschi a parlarne. Per un anno intero ci mettemmo a fare un lavoro molto concreto, prendemmo in mano statuti e regolamenti e andammo a verificare se sul piano dell'uguaglianza dei diritti garantiti dalla Costituzione le donne che facevano sport avevano gli stessi diritti degli uomini. Scoprimmo che non era vero. La Carta dei diritti delle donne, che dopo questo periodo di elaborazione uscirà il 5 marzo del 1985, porrà al centro principalmente questa questione: il riconoscimento della libertà delle donne e del valore della loro, come dire, della differenza di genere. Oggi la chiamiamo differenza di genere, allora usavamo un linguaggio che forse oggi non useremmo. Parlavamo di diversità morfologica, funzionale, attitudinale, psicologica, che rivendichiamo come originale e primaria, determinante ai fini di una produzione, una pratica e una cultura propria, che si fonda sulla coscienza, il possesso, l'uso del corpo e la libertà da parte delle donne. Questo concetto non era mai stato messo in campo. Su questo concetto, più che su tutte le altre questioni come i ritardi del mass media, le questioni regolamentari, gli scarsi fondi, viene tutto di fianco, ma di fianco a una questione fondamentale. Le donne sono le donne e scelgono loro di essere cosa vogliono essere.